Vedo se c'è qualche domanda. E Candido, come sono stati individuati i rappresentanti dei lavoratori nell'organismo di controllo a Napoli? E poi vedo Roberto Mellone dalla Liguria, aggiungo, oltre a quelli dei lavoratori, quelli dei cittadini. Se le modalità di selezione, passo subito la parola al dottor Dandolo. I livelli di partecipazione sono due. Il Va bene. primo è contemplato dallo statuto ed è il comitato di partecipazione. Il comitato di partecipazione è nominato in buona sostanza dal Consiglio Comunale su proposta del sindaco. E nel comitato di partecipazione vi sono appunto rappresentanti dei lavoratori su proposta, individuati su proposta del sindaco, ma d'intesa con le organizzazioni sindacali. Alcuni consiglieri comunali nominati e designati dal Consiglio Comunale stesso e rappresentanti di associazioni ambientaliste. L'altro livello di partecipazione invece non è previsto dallo statuto, è il risultato di una delibera adottata dall'organo amministrativo che istituisce il Consiglio civico. E come vi ho spiegato brevemente nell'altrettanto breve introduzione, il Consiglio civico viene nominato dall'Assemblea convocata attraverso la fattura recapitata agli utenti. Quando decidiamo di convocare l'Assemblea per rinnovare il Consiglio civico, lo comunichiamo sull'Assemblea, sulla bolletta, sulla fattura. Quindi i cittadini interessati chiedono di potersi iscrivere, partecipare all'Assemblea, possono farlo anche in remoto, ovviamente, e designano i propri rappresentanti. I propri rappresentanti sono il Consiglio civico. Il Consiglio civico non è, diciamo, composto per categorie, insomma, sono direttamente i cittadini che ve ne pigliano parte. Insomma, il rappresentante più noto e popolare dell'ultimo Consiglio civico ancora in carica è Alec Zanotelli. Insomma, per intenderci, immagino a voi tutti Sì, quanti. ho visto passare in chat un'altra domanda da parte di Mariangela che si riferisce al problema delle esternalizzazioni. Noi abbiamo avanzato, noi come Comitato Acqua, abbiamo avanzato forti critiche alla SMAP per questo eccesso di esternalizzazioni delle attività, in particolare quanto riguarda la progettazione di opere importanti. Oltretutto sappiamo, chiunque abbia esperienze di grandi realtà lavorative sa cosa vogliono dire le esternalizzazioni come impoverimento della cultura industriale di grandi sistemi e di come questo impoverisca il ruolo dei lavoratori anche come qualificazione individuale del lavoratore. Per cui c'è una richiesta appunto di conoscere qual è stato l'atteggiamento di ABC rispetto alle esternalizzazioni e rispetto di conseguenza al rapporto con i lavoratori e al loro sviluppo di crescita professionale. Prego. Posso anticiparvi il risultato che ci è stato già anticipato di uno studio che ha condotto, di uno studio comparativo che la Price ha condotto su ABC, e da questo punto di vista l'elemento che è emerso e che ha costituito un rimprovero che la Price ci ha fatto, sostenendo che il livello di esternalizzazione di ABC sia di 12 punti al di sotto del livello medio di esternalizzazione. Facciamo molto meno ricorso di altre aziende, di altri competitori importanti, insomma, in giro per l'Italia, di imprese esterne. Quindi è evidente che l'attenzione alla qualità del lavoro si esprime anche attraverso la scelta di ricorrere il meno possibile all'acquisto di competenze esterne e di investire il più possibile nella valorizzazione delle competenze interne. Allora, c'è una richiesta di Massimo Ceppi e poi ce n'è una di Melloni sulla partecipazione che chiede di estendere un po' il ragionamento, ma quella di Massimo Ceppi dice, ma in pendenza dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio, come è stato possibile individuare con precisione finanziamenti ed investimenti?
abbiamo fatto in proprio, con le sole risorse proprie. Quindi attualmente ABC non è esposta finanziariamente con istituti bancari e è autosufficiente dal punto di vista finanziario, grazie ad una buona capacità di riscossione, come ho avuto modo di precisarvi in introduzione, e abbiamo dovuto e potuto fare a meno di ricorrere all'attivazione di strumenti finanziari specifici. C'è una richiesta, se vogliamo lasciare la parola, perché c'è questo signor Sborgio che chiede da Padova, che voleva un'ulteriore precisazione sul bilancio ulteriore a quelle dette, a meno che queste non l'abbiano soddisfatto. Puoi lasciargli Gianni Sborgio la voce. Ci dice di non aver trovato il bilancio del 2017, adesso lo trova. Ah, capito. Se ci va adesso sul sito lo trova. Fino a qualche giorno fa non l'avrebbe trovato, infatti è evidente che deve aver consultato il nostro sito appena qualche giorno fa. Mi permetto un'osservazione, poi vi può dare la conferma se è una scelta proprio e quasi spinta dalla realtà delle cose. Io trovo estremamente interessante questa forma di, mi si passa la parola, di finanziarizzazione dell'azienda napoletana, nel momento in cui assistiamo nella nostra realtà addirittura alla, non, diciamo, necessità, anche se qualche perplessità la suscita, di andare a reperire risorse finanziarie sulla piazza di Dublino, che in una realtà che col sistema tariffario e il flusso di cassa che hanno le aziende idriche, insomma, lascia un po' perplessi. È una cosa il non addentrarvi, il non finanziare o iperfinanziare la vostra attività, è stata una scelta strategica o qualcosa che è venuto fuori naturalmente dai vostri conti e dalle vostre esigenze? È divenuta scelta strategica, abbiamo fatto di necessità virtù. La mancata approvazione dei bilanci da parte dell'amministrazione comunale ha prodotto questa difficoltà iniziale nel rapporto con le pubbliche amministrazioni. E infine abbiamo fatto di necessità virtù, perché effettivamente non c'è alcun motivo per caricare finanziariamente di ulteriori oneri l'azienda speciale, per linee di finanziamento destinate a sostenere gli investimenti. Gli investimenti possono essere sostenuti agevolmente con apporti che possono venire dalla proprietà, quindi dall'amministrazione comunale, e non v'è dubbio, insomma, che vi sia un problema che ha a che fare più in generale con gli investimenti, che però, devo dirvi francamente, faccio un po' di fatica a pensare che questi possono essere tutti ricompresi nella tariffa idrica e quindi a carico dell'utenza. È evidente che gli investimenti, con l'invecchiamento delle città, con l'invecchiamento delle infrastrutture, con la necessità di ricorrere a tecnologie sempre più innovative per la gestione del servizio idrico integrato, insomma, questi investimenti debbono essere sostenuti dalla fiscalità generale. Quindi abbiamo la necessità dell'intervento dello Stato, abbiamo la necessità di ricorrere a risorse europee. Tutte le altre soluzioni mi sembra che producono oggettivamente dei danni alla gestione economica. Ho letto la domanda di Meloni sul compiti, modalità di selezione e peso sia del comitato di partecipazione che del consiglio civico. No, ovviamente, insomma, sia il comitato di partecipazione che il consiglio civico non hanno un potere deliberativo, però sarebbe singolare averne previsto una funzione e non dare un adeguato ascolto al contributo di proposte e di idee che può venire dal comitato di partecipazione e dal consiglio civico. Quindi da questo punto di vista costituiscono e garantiscono la funzione di collegamento con i cittadini, e da questo punto di vista esercitano una funzione che è di controllo, che è di proposta, pur non essendo vincolante, insomma. Sì, sì.
È possibile paragonarlo come esperienza un po', adesso non so se ha avuto modo di conoscere l'esempio dei comitati degli utenti di Grenoble, il primo esempio di ripubblicizzazione. Avrier è passato più volte a Torino e ci ha spiegato che si tratta di comitati che non hanno la competenza deliberativa, né potrebbero averla, però di fatto politicamente fa sì che la loro voce sia stata molto ascoltata. È possibile fare un rapporto di... Ovviamente insomma, sarebbe sciocco non riconoscere la fatica che richiede la partecipazione, il suscitarla alla partecipazione. Si è così disabituati a partecipare che davvero insomma questo richiede un investimento quotidiano. E questo è quello che stiamo facendo, insomma, quindi si tratta di percorsi impegnativi che devono essere implementati e soprattutto allargati il più possibile, la partecipazione deve essere la più diffusa e capillare possibile. Ecco, questo è un lavoro assai impegnativo che stiamo conducendo da qualche anno con alcuni primi risultati apprezzabili, quindi potete vedere e riscontrare il livello crescente di partecipazione alle assemblee, e si tratta di assemblee non convocate da BC, insomma, in questo è bene precisare il livello di assoluta autonomia e indipendenza del comitato di partecipazione. Quindi non sono tutti i meriti di ABC, insomma, dell'azienda, ecco, per intenderci. L'unico vero merito di ABC è averne previsto la costituzione e riconoscere un ruolo che, vi assicuro, è tenuto in grandissima, massima considerazione da parte dell'azienda, del management e dell'organo amministrativo. Io ancora una domanda di Padova su perché prosegue il commissariamento. Aspettate un attimo, ne ho visto un'altra arrivare. Ecco l'altra domanda che viene da Simona è questa, ed è dal suo punto di vista. Da cosa deriva la paura che hanno paventato molti amministratori di difficoltà nell'accesso al credito da parte poi di un'azienda speciale? E qui occorre, diciamo, fare una considerazione che mette in evidenza anche qualche errore di governanza degli anni passati. E ABC poco più di otto anni dalla sua trasformazione ha avuto ben cinque diversi organi amministrativi, cinque, e quindi insomma la vita media dell'organo amministrativo, insomma, degli anni passati è stato un anno e mezzo, insomma la metà e persino meno della metà della durata media di un organo amministrativo. E conseguentemente ha avuto altrettanti cinque diversi direttori. Nell'esempio speciale il direttore generale è il legale rappresentante, quindi non è solo, diciamo, il manager dell'azienda, è qualcosa in più che semplicemente il manager. E quindi abbiamo avuto necessità di concentrare un po' lo sforzo organizzativo, di governance, di sperimentare meglio, insomma, la cultura di governance più adatta ad un'azienda complicata come lo è un'azienda speciale, ma come soprattutto lo è un'azienda che gestisce il servizio idrico integrato. E quindi abbiamo, il sindaco ha commissariato l'azienda da 2 anni e mezzo, grosso modo, e in questi 2 anni e mezzo, insomma, abbiamo potuto colmare ritardi, recuperare deficit di iniziativa aziendale, insomma, che si erano accumulati in questi anni. Insomma, confidiamo che nel giro di qualche mese si possa ritornare ad una situazione di normalizzazione e quindi ad assicurare una ordinaria governance all'azienda. Poi forse andrebbe detto anche che il commissario straordinario è bravo. Vedo anche un paio di altre domande. Una, sulla nomina degli organi deliberativi,
ma credo che questo sia abbastanza ovvio, specifico solo nel nostro caso, che un'azienda consortile sarà l'assemblea dei rappresentanti dei sindaci. Scusate che rischio di perdermela. Le paure. Se è stato un problema rinunciare ai... se è stato un problema rinunciare ai dividendi... La domanda di Simona. Un'altra domanda ancora sulla situazione della morosità e dei distacchi e di eventuali distacchi. E poi vabbè, c'è il problema dell'inquinamento e sulla necessità di bonificare, che credo sia un problema soprattutto strategico delle aree di protezione. Sono domande un po' diverse, ma riassumendo i distacchi, la descrizione delle modalità di scelta degli organismi dirigenti, che credo sia nel vostro caso il Consiglio Comunale, e poi la questione della protezione delle... C'era anche la domanda di Simona. La domanda è arrivata un'altra domanda. La domanda di Simona sulle paure degli amministratori. Se sono giustificate le paure degli amministratori rispetto alle difficoltà nei rapporti con le banche e l'accesso al credito? No, non sono assolutamente giustificate le paure degli amministratori, anche perché ABC aveva consistenti linee di credito già da dopo la sua trasformazione, che non abbiamo più utilizzato perché semplicemente non abbiamo avuto occasione e necessità di attivare, ma insomma non vi è nessuna particolare maggiore esposizione a rischi da parte di un amministratore di un'azienda speciale di accesso al credito. Esattamente le stesse preoccupazioni che può avere un amministratore di una società per azioni, insomma, e quindi massima diligenza e attenzione nell'uso delle risorse prestate da un istituto bancario, ma insomma davvero non vi sono, come dire, preoccupazioni addizionali che possono valere e far valere per un amministratore di un'azienda speciale. Non è stato poi un problema rinunciare ai dividendi, è stato semplicemente all'inizio una difficoltà della proprietà di comprendere che il passaggio da società per azione ad azienda speciale implicasse l'impossibilità di ridistribuire i dividendi alla proprietà. Insomma, però al di là di questa iniziale piccola incomprensione nel rapporto tra azienda speciale e Comune di Napoli, non vi sono state difficoltà di alcun tipo. Insomma, va anche detto che l'assenza di difficoltà ha comportato per l'amministrazione comunale anche il beneficio di non dover mai ripianare alcuna perdita per l'azienda speciale. Insomma, non è avvenuta esattamente la stessa identica cosa per altre società partecipate controllate dall'amministrazione comunale e che sono state significativamente in più di un'occasione sostenute e ripatrimonializzate dall'amministrazione comunale. Quindi, in difetto del fatto che nel caso delle aziende speciali l'amministrazione comunale non hanno accesso a alcuna possibilità di accedere ai dividendi, va anche detto che nella storia di questi circa 9 anni di azienda speciale l'amministrazione comunale non è stata mai costretta a dover ripatrimonializzare l'ABC e di doverle ripianare alcuna perdita. Abbiamo una situazione patrimoniale davvero invidiabile, insomma, da questo punto di vista. Quindi davvero nessun problema a rinunciare ai dividendi. Poi non ricordo più tutte le domande che mi sono state fatte, ci do un'occhiata mentre... Sui distacchi, sulla distacchi e morosità, cioè morosità ed eventuali distacchi, e poi sull'aspetto del, diciamo, riassumendo di cosa è stato fatto in termini di impatto ecologico, inquinamento, è un'iniziativa che l'azienda ha ricevuto come input esterno o ha sviluppato autonomamente. Beh, sui distacchi va detto che ABC ha un accanimento maggiore nei confronti
di condotte scorrette da parte dell'utenza, però prevalentemente di consumi industriali, commerciali, agricoli, insomma, difficilmente vi accanimento nei confronti della merosità da parte dei consumi domestici, civili, insomma. E peraltro, insomma, la morosità più significativa che noi abbiamo riguarda enti, grandi imprese, insomma, spesso anche enti pubblici, insomma, quindi spesso anche aziende sanitarie locali piuttosto che altri comuni, piuttosto che società partecipate, insomma, università, insomma, aziende prevalentemente pubbliche e private. Lì abbiamo qualche difficoltà in più, però come vi ho detto all'inizio abbiamo una buona capacità di recupero e di riscossione nei successivi 5 anni, la scadenza. E più recentemente, ad esempio, interpretando anche una raccomandazione, una prescrizione che ci è venuta da ARERA nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid, abbiamo inteso sospendere tutti i pagamenti e con essi però abbiamo provveduto a sospendere anche, ad annullare, a non prevedere alcuna sanzione né tantomeno gli interessi, gli oneri finanziari, consentendo a tutti gli utenti in difficoltà di rateizzare tutti gli importi dell'anno in corso nei successivi 5 anni. Quindi da questo punto di vista davvero c'è massima attenzione, così come stiamo lavorando ad un bonus idrico che prevede di elevare l'ISEE a 9.500 euro all'anno mediamente, insomma, invece le aziende prevedono il bonus idrico per una platea più limitata, vale a dire per un reddito ISEE che mediamente sta intorno agli 8.000 euro. Insomma, quindi anche qui abbiamo davvero un'attenzione nei confronti dell'utenza in difficoltà e una disponibilità massima a donare l'acqua a chi non si può consentire di pagarla, ampliando la platea che la legge ci imporrebbe di contenere limitatamente ad un reddito di 6 ad 8 mila euro all'anno. Poi ho visto altre, ancora due domande. Una sulla possibilità di avere sul vostro sito, se ci sono o meno, che livello di dettaglio, indicatori sia di performance che di andamento degli investimenti. E qui mi permetto però di fare un intervento al di fuori della domanda che viene posta. E quando parliamo di investimenti non dimentichiamo mai che c'è anche un ATO, che è un po' un convitato di pietra, che forse dovrebbe essere il perno della comunicazione della politica degli investimenti. E poi c'è una domanda anche sullo sganciamento dalla politica locale, ma qui siamo in una situazione un po' particolare, perché anche un'azienda di tipo societario, di società per azioni, è un po' difficile vedere sganciata la politica locale, a meno di pensare ai commissari governativi. E inoltre ce n'è una domanda, però direi che riguarda la politica nostra nella nostra regione, ossia sulla possibilità di avere poi fra qualche giorno un passaggio significativo in direzione dell'azienda speciale, oppure un fermarsi o un bloccarsi della situazione. A questo punto mi permetto di rispondere io, perché obiettivamente non me la sento di ribattare una domanda di politica locale al nostro ospite. Beh, non dimentichiamo che abbiamo, oltre al comune di Torino, abbiamo moltissimi comuni che hanno approvato delibere in questa direzione. Siamo su una trentina di comuni, su un certo numero di significativi in termini di popolazione, e questo pone un grandissimo problema politico.
Poi se una minoranza riesce a ottenere una minoranza di blocco ostruzionistico, beh, se ne assumerà la responsabilità e ne risponderà ai propri cittadini. E mi permette di dire, mi scusi dottor D'Angelo se le rubo la parola per un minuto, beh, è chiaro che è anni e decenni che battiamo i mercati della città e della provincia, e non parlo di quelli finanziari, ma quelli in cui si comprano la frutta e la verdura, per parlare e spiegare a quei cittadini che ci sono state delle realtà di elettori che loro hanno eletto e che prima o poi dovranno rivotare, che si sono messi di traverso rispetto a una cosa che è l'adempimento della volontà referendaria. Mi scusi, dottor D'Angelo, se mi sono accalorato, ma questa non è una domanda che riguardi il funzionamento dell'azienda speciale di Napoli, che sarebbe molto interessante invece entrare un po' nello specifico, ma è una grossa questione politica e verrà affrontata politicamente, come nel mondo. È 10 anni che siamo sul pezzo e continueremo anche a esserci dopo. E chi si assume la responsabilità di rompere e portarci a una situazione che è anteriore a quella di Giolitti ne risponderà ai propri cittadini. Questa credo che sia la risposta che mi sento di dare. Poi forse hanno ragione anche quelli che dicono che bisogna tornare a Vittorio Emanuele I, intendiamo, ci siamo un paese libero perché sono possibili tutte le posizioni e vanno rispettate tutte. Detto questo, il dibattito politico passo alle domande, invece più qualche considerazione magari sul rapporto fra politica locale e azienda, la lascio ovviamente al nostro ospite. Insomma, io mi sentirei di condividere questa posizione che hai appena espresso. Troverei pericoloso addirittura porsi semplicemente il problema di cortocircuitarla la politica, insomma. Perché il tema non è tanto questo, è che talvolta è la politica che cortocircuita i cittadini, insomma. E se non avessimo a riferimento la politica, mi chiedo davvero cos'altro potremmo avere a riferimento. Poi mi rendo perfettamente conto del fatto che questi sono tempi in cui ciascuno di noi ha un rapporto piuttosto disturbato con la politica, mettiamola così. E però, insomma, la mia esperienza mi dice che è grazie alla politica che la città di Napoli ha un'azienda speciale. Poi altrove, nella vostra realtà, potete invece al contrario, esattamente per responsabilità della politica, avere qualche difficoltà. Però, insomma, questa riflessione, più che rinviare al rapporto con la politica, rinvia alla qualità della politica, vale a dire la politica come si esprime. Insomma, il tema è che la politica, mi sembra che in questi anni, in generale, non abbia tenuto sufficientemente conto del referendum del 2011, ad esempio. Insomma. Ma chi spetterebbe, se non alla politica, definire gli organi di governo di un'azienda speciale, insomma, alla politica, cioè vale a dire all'istituzione, insomma, solo all'istituzione può spettare questo compito, davvero, insomma, faccio fatica ad immaginarmi soluzioni alternative. Poi la politica sbaglia talvolta, insomma, sbaglia scelte, contrasta gli orientamenti dei cittadini, però dite bene, insomma, poi la politica dovrà dar conto in ultima analisi esattamente ai cittadini. Non si può fare a meno di continuare ad avere un rapporto, se si vuole, difficile, persino disturbato con la politica, ma tenderei a non rinunciare al rapporto con la politica. Insomma, ci si può lamentare dell'invasività della politica, ma lasciatemelo dire, talvolta c'è qualche motivo in più per lamentarsi dell'assenza assoluta della politica. Quando non c'è la politica, insomma, mi chiedo, diciamo, a quali dinamiche, meccanismi di potere possono essere affidate scelte così delicate, insomma, a quali altri interlocutori possono essere affidate queste scelte così delicate. E qualcuno mi ha visto passare in chat dicendo che forse a alcune di queste questioni potrebbe rispondere l'assessore Unia. Era stata
anticipata la sua presenza, non ho visto il nome fra l'elenco dei partecipanti, però magari uso un'altra utenza. Se per caso è presente, gli lascio volentierissimo la parola. E vediamo in chat se per caso... No, c'è una richiesta di Mariangela. Lasciamo la parola un attimo a Mariangela. Scusate, volevo solo intanto ringraziare anch'io il dottor D'Angelo per averci concesso questo suo tempo prezioso sulla sua esperienza. Grazie della sua presenza, anzi, perché noi abbiamo sempre avuto una grossa difficoltà, lo citava anche Stefano prima, non dico difendere, ma nel sostenere l'esperienza di ABC Napoli, perché noi abbiamo un filone di pensiero, diciamo così, qui nel nostro territorio, che è denigratorio dell'esperienza di questi anni di vita di ABC Napoli. Ancora qualche anno fa, in una audizione alla Camera dei Deputati, c'era un'audizione sulla proposta di legge di iniziativa popolare che sapete è stata fatta propria dall'onorevole Daga e soprattutto dal gruppo 5 Stelle, ma è lì che langue e non riescono a mandarla avanti. Comunque, una delle fasi di discussione in Parlamento di quella proposta di legge è consistita nell'audizione di Utilitalia, che è la Confindustria, purtroppo bisogna usare questo termine, delle aziende idriche italiane. In quell'occasione il presidente, no, l'amministratore delegato in allora di SMAT si è pronunciato in modo molto denigratorio nei confronti di ABC Napoli, tant'è che l'allora presidente dell'azienda, non ricordo quale carica avesse, l'avvocato Montalto, ha dovuto scrivere al presidente di Utilitalia chiedendo che ci fosse una correzione, perché scrive letteralmente il dottor Romano in quella audizione, dottore non è, è ingegnere, in quella audizione al microfono e poi agli atti, nonché interrompendo un'interlocuzione personale che lo scrivente aveva con l'onorevole Daga, prima firmataria della proposta di legge, e dell'onorevole Manfredi, relatore della proposta, tacciava, accusava ABC, azienda speciale di Napoli, di assenza di trasparenza nella gestione, che non è una cosa da poco quando si parla in sede ufficiale a nome di Utilitalia davanti ai rappresentanti del popolo eletti in Parlamento. Noi ci ritroviamo continuamente con questo tipo di accuse nei confronti di ABC Napoli, e per questo la ringraziamo ancora di essere qui presente e di essere personalmente in grado di dire che sono fandonie, che sono bugie, che sono atti denigratori, indegni di un dibattito politico civile in un paese civile, ma ce li troviamo ripetere ancora nelle assemblee pubbliche che stiamo facendo da tanto tempo, ma anche ultimamente. Ieri, per citare l'ultima, in Consiglio Comunale di Torino, dove si è messa in votazione una mozione di indirizzo per la sindaca che parteciperà alla prossima assemblea dei soci SMAT, dei comuni soci SMAT, per decidere appunto se la trasformazione va avanti o no, assemblea, dottore, che è convocata, siccome sono quasi 300 i comuni che dovranno partecipare, è stata convocata allo Stadio Olimpico di Torino, in memoria delle gloriose Olimpiadi che hanno indebitato a morte la nostra città, ma comunque, ecco, ancora ieri, nella mozione
che il Consiglio Comunale ha votato a larga maggioranza, ma con una posizione durissima del Partito Democratico, venivano di nuovo riesumati questi accenni alle disfunzioni, al bilancio che non viene che non è trasparente, che è un brutto esempio. Ecco, io volevo ricordare queste cose perché purtroppo sono elementi che inquinano anche la presa di coscienza di tanti amministratori locali che vengono influenzati più dalle dicerie come queste che non dalla realtà, e quindi il fatto che lei sia qui e ci dica quello che ci ha detto ci conforta, e quelli almeno che sono presenti a questo incontro potranno anche, se hanno voglia, riferirlo a qualcuno vicino a loro. Come ha notato, e chiudo, anche da Padova si insiste molto su questi aspetti. E forse, se a lei non dispiace, ritornare un attimo per rassicurare tutti che le cose a Napoli non sono poco trasparenti o inefficaci, che c'è un rapporto magari anche difficile con l'amministrazione comunale, ma che non riguarda l'amministrazione di ABC, casomai, ma riguarda problemi forse anche amministrativi del comune, e quindi al di fuori di quelle polemiche che, come citavo, ci perseguitano ancora. Grazie comunque di essere qui con noi. Grazie. Lascerei giustamente a questo punto la parola al nostro ospite, ringraziandolo, sperando in un giorno di riuscire ad averlo come ospite non solo via video ma di persona, e magari per festeggiare insieme la trasformazione di SBAT. E è sempre bello vedere lei e il vecchio amico, perché si conosceva da molti anni, Aurier, che in Europa Grenoble è stato il primo a seguire il vostro percorso, e speriamo che sia anche il nostro. È vero, è difficile rendersene conto dall'esterno, ma a Torino più che in altri posti c'è stata una campagna veramente denigratoria nei confronti di ABC Napoli, al limite dell'essere imbarazzante, perché è andata oltre il normale dibattito anche politico con le sue umane asprezze. E proprio per questo vorrei lasciarle la parola per le considerazioni finali, per quello che ha ancora da dire. Vi ringrazio adesso e vi ringrazierò alla fine di questa brevissima conclusione. Intanto vorrei chiedermi insieme a voi se non vi fosse qualche interesse a demolire l'unica esperienza che ha ripubblicizzato di fatti l'acqua dal referendum del 2011, forse sì, diciamo, questa campagna di denigrazione si spiega non tanto per le contraddizioni, le difficoltà che la nostra azienda ha, come del resto tutte le aziende che hanno a che fare con un servizio delicato, insomma, che deve assicurare, e soprattutto con infrastrutture non adeguate, con leggi nazionali che non aiutano, soprattutto con uno Stato che non sostiene gli investimenti. Quindi ABC sconta queste difficoltà come tutte le altre aziende, ma mi sarebbe piaciuto, insomma, in questa occasione, a dire il vero, mi aspettavo un contraddittorio, insomma, mi aspettavo, diciamo, di trovarli collegati un po' dei nostri detrattori, perché appunto in fondo, come dire, mi viene più semplice discutere di lotta alla dispersione idrica, amministrativa, di bonus idrico, degli investimenti fatti, della capacità di riscossione, della qualità dell'acqua, dei 130.000 controlli che noi facciamo sulla nostra acqua, del fatto che nel 2017 ABC e la città di Napoli è stata l'unica città che non ha risentito della siccità e della crisi idrica conseguente, che non ha dovuto interrompere la fornitura come molte altre città del centro-sud sono state costrette a fare. Mi sarebbe piaciuto discutere più semplicemente della tariffa tra le più basse d'Italia. In genere, come dire, Napoli e il Meridione
additato come essere fanalino di coda in tutte le classifiche, in questo caso siamo in cima alle classifiche, e la mancanza di trasparenza cosa altro potrebbe riguardare? Insomma, i nostri bilanci sono tutti pubblicati, compreso il bilancio del 2017 che un signore collegato in videoconferenza non aveva trovato appena qualche giorno fa, così come nei prossimi giorni troverà pubblicato anche il 2018, bilanci tutti inutili, l'attenzione verso la qualità del lavoro. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi, ecco, sulla performance prodotta dall'azienda speciale ABC. Tutto il resto sono stati d'animo, insomma, sono considerazioni un po' ad arte messe in campo, prive di argomenti solidi. Insomma, per questo mi sarebbe davvero piaciuto un contraddittorio da tenere anche nel corso di questa discussione, e davvero sarei felice di potervi venire a trovare magari a fine giugno per festeggiare insieme a voi la decisione dei comuni soci di SMAT di trasformare finalmente la propria società in azienda speciale consortile. Ma insomma, dobbiamo ritornare ad animare anche il movimento nazionale straordinario che animò e rese possibile lo straordinario risultato del referendum del 2011. Insomma, abbiamo bisogno di rimettere in campo nuovamente quella spinta, perché ci serve davvero una legge nazionale. Non è possibile che un tema così delicato sia affidato alla valutazione discrezionale di pubblici amministratori, che a volte hanno attenzione verso questi temi e molte altre volte, più frequentemente, non ne hanno affatto e cedono alle pressioni di interessi privati, di gruppi finanziari privati che coltivano, diciamo, ben altri interessi sull'acqua e sul suo sfruttamento. Insomma, il tema mi sembra davvero banalmente essere riconducibile a questa questione, insomma, perché appunto non ho trovato i detrattori in questa videoconferenza, e tutte le volte che ho avuto modo di ascoltare o di leggere semplicemente gli addebiti che venivano fatti ad ABC, davvero, insomma, bisognava farli per forza di cose in anonimato, insomma, perché erano così poco argomentati che è così semplice demolirli, insomma. E la nostra storia è tutta pubblicata nel nostro sito, è possibile confrontare i risultati prodotti quest'anno rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni precedenti, ed è possibile anche semplicemente, pur nelle difficoltà, confrontare i migliori risultati conseguiti in questi anni. E questo non è dipeso semplicemente dalla trasformazione in azienda speciale, ma da una forte volontà politica degli amministratori che hanno voluto, prima ancora che darsi un assetto societario diverso, considerare e trattare l'acqua un bene comune. Insomma, la questione davvero sta in poco spazio da questo punto di vista, è tutta lì. Aggiungo solo che i vertici di SMAT sono stati invitati e ci hanno privati di un bel esempio di dibattito politico che ci sarebbe stato, magari Aspro ci sta anche, però sarebbe stato un bel esempio di dibattito democratico. Noi ovviamente non veniamo mai invitati ai loro dibattiti, noi li invitiamo ma non vengono, per cui è difficile avere un confronto in questo modo. Lascio la parola a Sarebbe stato semplice per loro approfittare di questa occasione per denigrare in maniera plateale ABC, invece fuggono. Sì. Va bene, a questo punto ringrazio tutti i partecipanti, anche se non c'è stato un vero contraddittorio che sarebbe stato veramente interessante, appassionante, abbiamo comunque avuto modo di sottoporre molte questioni al nostro ospite e che ringraziamo ancora, e speriamo di avere dato un contributo utile a discutere di queste cose. È estremamente difficile fare questo in un momento in cui insomma è aperto tutto, salvo la libertà di manifestare, era l'unica che è rimasta attività che è rimasta impedita, e però non potrà esserlo per sempre, per cui il rapporto con la popolazione, la questione politica del porre le questioni
attraverso un movimento democratico, come ci ha giustamente fatto notare il nostro ospite, dimostrando in ciò di essere non solo un amministratore, ma anche un uomo politico nel senso più alto della parola, ossia di avere un profondo senso di responsabilità nei confronti della polis. Ringrazio il nostro ospite, ringrazio tutti i partecipanti e speriamo che serva a diffondere consapevolezza nel silenzio totale dei media rispetto alle ragioni che sono state maggioritarie nel referendum di 9 anni fa. Grazie a tutti e grazie, buonasera. Grazie a tutti. Se vuoi, a presto, arrivedervi. Grazie.